pronti per vedere la differenza tra Daisy e Scummo? Lo andiamo a analizzare insieme, ragazzi. Guardatevi questo video e ditemi cosa ne pensate alla fine, ok? Faccio questo video soltanto perché ho avuto tanti commenti negativi su Scummo, un gioco che io apprezzo. E non mi sembra giusto macchiarlo così tanto parlando bene di un altro gioco. Stiamo parlando di Daisy. Non mi sembra il caso proprio di macchiare Scum parlando bene di Dead Sync con Porta Scum. Quindi ragazzi, è giusto portarvi questo video. Andate a guardare e ditemi la vostra. Va bene ragazzi, da questa parte abbiamo Daisy, il menu iniziale, da quest'altra abbiamo Scum. Come vedete anche Daisy Livonia ha un DLC acquistabile a parte. Ora però noi analizziamo i giochi base, come sono in questo momento. Scum notiamo che ha il single player, eh? Ora passiamo a Mario settaggi. Ok, vediamo i settaggi, solita cosa anche qua, diciamo settaggi molto più complessi quelli di Scum, c'è più roba, più succo, mentre Daisy sono un pochino più basilari. Vedete video, comandi, sono ancora cose un pochino, direi un pochino basilari come cose. Raga, io il mio punto va a Scum ovviamente per questo gioco. Comunque andiamo a vedere tutto il resto. Vedrete poi alla fine perché va su Scum secondo me. Vabbè, come ho detto abbiamo più settaggi. Poi qui abbiamo la sezione dedicata al multiplayer, dove abbiamo gli ufficiali, community, e su Scum abbiamo direttamente internet, che ci sono tutti, ufficiali e community insieme, preferiti in entrambi. Ora passiamo adesso a vedere un'altra parte dedicata alla personalizzazione del personaggio. E qui diciamo che vince di gran lunga il nostro Scum. Come vedete dalla parte di Daisy possiamo fare poche modifiche, al di là di cambiare uomo donna e dei settaggi già in preimpostati, maglietta e scarpette, non possiamo fare niente. Da quest'altra parte invece, come potete vedere, possiamo interagire su forza, costituzione, intelligenza del personaggio, che più lo farete grasso, magro, ciccione, secco, forza, possiamo farlo maschio o femmina come anche su Daisy. Solo maschio e femmina. Poi possiamo mettere l'età, ovviamente su Scum possiamo mettere la lunghezza del pen o delle tette, ok? Potete cancellare anche le parti quelli se volete, io le lascio visibili, tanto non c'è problema. Però come vi faccio capire è una personalizzazione molto più ampia, e in base a come lo fate su Scum avrete il vostro personaggio e interagirà nel mondo. Mentre su Daisy, come vedete, è una cosa semplice, proprio diciamo abbastanza ridicola, ancora siamo rimasti proprio indietro. Però al di là di questo noi valuteremo anche il gioco soprattutto. Però vedete qua abbiamo tante personalizzazioni, ragazzi, più personalizzate, più intelligenza mettete. Vedete lì, può diventare una donna cicciotta, potete fare di tutto. Poi in base a quello che aumentate avete un tot di punti da spendere e dovete valutare voi come spenderli. Qui guardate, qui ora ho messo in pausa un attimo il video di Daisy, ragazzi, perché è inutile mandarlo avanti che personalizzazione è terminata. Mentre su Scum andiamo avanti di gran lunga. Guarda, siamo ancora lì, vi sto facendo vedere un pochino di personalizzazioni, poi noi lo faremo come sarà il mio personaggio proprio direttamente. Però siamo sul, cioè Daisy, raga, è una vita che c'ha quel personaggio basilare, quei pochi settaggi. Mamma mia, siamo proprio indietro. E poi tante volte voi fate il settaggio, vi salvate il personaggio. Poi quando entrate in un'altra partita, fai rigenerazione con il solito personaggio, ve lo cambia totalmente. Anche lì è una cosa noiosa che ci porta a tornare a modificarlo un'altra volta. Mentre su Scum, una volta fatto, vi rimane registrato per sempre. E nessuno vi toccherà più nulla di quello che c'è, che avete fatto. Poi vedete, abbiamo anche DLC, avete visto, c'era il messicano e c'era anche l'altro messicano, credo entrambi, tutti e due sono messicani, con i DLC acquistabili anche quelli. Diciamo che Daisy ci offre la mappa Livonia, un'aggiunta di mappa, però dovete pagare. Il costo di entrambi i giochi, ragazzi, sta sui 38,99. In questo momento dovrebbe essere fino a 21 dicembre sconto Scum. A 11 euro, ragazzi, da 38,99 a 11. Approfittatene perché è un bello sconto, poi ritorna a 38,99. Lo fanno per ogni tanto anche su Daisy, solita cosa, vanno a dare un prezzo del genere.
Allora, qui potete lavorare sulla carnagione, vedete qui anche gli aspetti facciali. Possiamo lavorare sull'età, vedete l'età del personaggio, ovviamente più è giovane più riuscirà in alcune cose, più è vecchio magari più riuscirà in altre, magari avrà più esperienza, cose del genere. L'hairstyle si può lavorare anche sui capelli, diciamo la personalizzazione ragazzi, cioè vi dà proprio un calcio. Io ragazzi per adesso come siamo messi non ho visto nessun miglioramento tra Dezzy in confronto a Skum. Come vedete è proprio imparagonabile momentaneamente, si parla di, se abbiamo parlato del menu iniziale, quello che abbiamo visto, vince Skum perché c'è il single player, nelle opzioni c'ha più roba Skum, vince ancora Skum e qui siamo nella personalizzazione e ancora vince Skum, guardate quanta roba in confronto a Dezzy, mi spiace ragazzi, tante volte ne parliamo come Dezzy. Butti merda su Dezzy, io non è che butto merda ragazzi su Dezzy, io vi dico sempre se avete, guardate anche di là, puoi mettere un botto ai colori, gli occhi, tutto. Se voi avete PlayStation 5 o PlayStation 4 compratevi questo, ma se avete un PC passatevi qua e appena questo arriva su console, questo deve essere proprio, non è che demigro Dezzy raga, però poi continuiamo qua sotto, come vedete sto mettendo vari settaggi, voglio essere un esperto in motociclette, riparazione, voglio essere la mia costituzione, più aumentate quelle skill più sarete portati a essere un tipo di persona, aumentando diverse skill è come se dici io voglio diventare un cuoco oppure fai le skill da meccanico, voglio diventare, cioè crei proprio la tua personalità. Puoi creare proprio il tuo lavoro, hai visto in alcuni giochi zombie si poteva mettere, voglio essere un cuoco, un poliziotto, in base a quello che create qua, è come se voi nella vita eravate un poliziotto. Ok, qui lanciamo il gioco, ragazzi, e anche qui andrà a perdere di brutto Dezzy, state a vedere il motivo. Qui ora tutto pronto, vedete, costituzione, poi tutte quelle cose che avete fatto nel gioco, più le fate, più correte, più spaccate qualcosa, più diventate forti in quella cosa, aumentate quella procedura, mentre su Dezzy soltanto trasportando tronchi vi dà un pochino di forza e finisce lì. Stamina, quelle cose rimarranno sempre uguali. Qui perde ancora il vostro Dezzy, non lo chiamo più il mio Dezzy non lo chiamo più, dopo averci fatto 380 live. Guardate, appena spawnate siete così, in un mondo. Spawnate così, in un mondo, vabbè, ci può stare, guardate di qua che bello. Lanciati da un aereo, perché di qua la storia è che siamo apocalisse, di qua uguale un apocalisse, però siamo in una specie di gioco televisivo dove veniamo lanciati da un aereo e da lì già possiamo vedere il mondo, l'apertura del mondo, come fate a decidere più o meno dove atterrare le zone. Ora andiamo a vedere i movimenti di entrambi i giocatori, ragazzi. E qua per adesso io non ho niente da dire, anche se a me piace ovviamente ancora più Skum, sembra più dettagliato, più bello e tutte le cose a vedere. Anche lì il sistema di metabolismo molto più complesso su Skum. Sto cercando di trovare qualcosa di buono. Anche qui, guardate, guardate. Perché io su Skum ho una taschina sola. Vedete qui sotto una taschina sola per i pantaloni 2. Questa maglietta arancione che ha Skum c'ha una taschina sola qui. È giusto che ho uno slot. I pantaloni hanno due tasche. È giusto che ho due slot. Perché su DayZ, guardate quando si rimette i vestiti, poi notate che di qua ci spogliamo totalmente, di qua rimane tutti i vestiti, calzini, mutande, abbiamo tutto qua. Guardate su Days gli slot che avete, guarda. Cioè, tutti quegli slot per una maglietta che non ha niente, non ha tasche nulla. Non ha tasche nulla e ha tutti quegli slot come i pantaloni? Veramente? Cioè, raga, è fatto. È proprio. Non è simulativo questo, perché non è vero. Questo è simulativo. Una giacchetta con una taschina qui, che si vede anche la taschina, e c'è uno slot. Pantaloni con due tasche e due slot. Guarda di qua gli slot che ti dà. E dove ce li hai qui gli slot? Al massimo puoi avere due slot nelle tasche. Basta. La maglietta neanche si vede. Neanche si vede. Che ha uno slottino. Comunque guardiamo i movimenti, ragazzi. Apprezziamo un attimo questi movimenti. Ovviamente abbiamo fatto diversi movimenti. Poi ricreeremo magari anche più avanti altre situazioni di gioco. Se avete qualcosa da dire, ne riparleremo più avanti. Qui abbiamo la corsa, come vedete c'è una stamina un po' più lunga, poi in base a come vi create il personaggio su Skum, se lo fate cicciotto avrà una stamina più corta, ovviamente io l'ho fatto abbastanza magro e ben messo sportivitamente parlando. E qui ci siamo ragazzi, siete pronti?
Combattimento su DayZ, guardate. Questo è il combattimento di su DayZ. I primi anni dicevamo, ah, bellino, simpatico. Questo è come affrontate uno zombie su DayZ. Mentre su Scum, vediamo come lo affrontiamo. E anche qui, secondo me, perde totalmente DayZ. Ma sentite, quando vi colpisce lo zombie, ma che rumori fa? Belli. Guarda quando lo colpisci. Hai proprio voglia di andarlo a colpire, devi beccarlo bene. Guarda, li senti proprio entrare i colpi, ragazzi. Li sentite proprio entrare. Allucinante. Veramente bello. Senti anche lì quando gli dai calci. Ok, ragazzi, qui siamo nel momento di sempre un inventario. Cosa, come è fatto uno zombie, come lo spoglio totalmente. Su Scum lo posso spogliare e vestirmi con i propri abiti trovati nello zombie, mentre di qua potete prendere un caschetto trovato su zombie. A volte trovate roba anche su DayZ, niente da dire. Però qua vedete la differenza. Anche i vestiti danneggiati dello zombie sono rovinati. È roba rovinata e dovete riparare. Se la riparate con l'ago e filo, allora potreste togliere quella parte rossa e diventerebbe scura, ovvero utilizzabile. Qui, ragazzi, stiamo vedendo. Siamo alla ricerca di un'accetta. Per quanto riguarda Scum e per Dezzi una paletta abbiamo trovato, quello che ho trovato, raga. Ok, qui stiamo cercando di trovare un tizio per provare la paletta. Andiamo a vedere anche com'è il combattimento con questa paletta, ragazzi. Veramente, guarda, ridicolo. Questo è ciò che mi ha portato lontano da Dezzi, sia combattimento a pugni, coltelli che la paletta. Adesso guarda che schifo, guarda che schifo. Vediamo adesso invece come funziona il combattimento contro uno zombie su Scum. Guardate la bellezza che può essere. E anche qui. Cioè, non sto dicendo una cosa positiva su DayZ, raga, ma non è colpa mia. Guardate qui, guardate che roba ora quando combattete contro uno zombie qua. Guardate, guardate. Sentite i colpi come entrano. Pam! Senti là. Pam! Guarda gli schiaffetti da lui. Guarda che bello. C'è proprio voglia di andarselo a cercare lo zombie, ragazzi. C'è veramente voglia di andarselo a cercare. Per non parlare del fatto che lo potete anche squartare, come farò vedere adesso. Ora lo spogliamo totalmente. Potete prendere i vari vestiti che avete trovato su di lui, inserirli dalle vostre parti. Lo potete squartare totalmente, prendere i pezzi. Dimmi se queste cose le potete fare su DayZ. Non è un. Frank ce l'ha con Daze. Frank vi vuol farvi vedere che c'è qualcosa di meglio di Daze, raga. Fino a che c'era Daze, ne parlavo da Dio. Sempre Daze. Dopo Scum io sono cambiato totalmente. Non mi avete più visto su Daze se non fosse per una roba eventuale, rarissima, di qualche prova che abbiamo fatto, così, ma vedete com'è la situazione ora. Raga, vi devo dire altro. Guardate, prendo, lancio quello che mi pare. Poi quell'accetta che avevo prima, io se la lancio contro uno zombie, si pianta. Se lo fai su DayZ, gli passa attraverso, non gli fa niente. Ok, ragazzi, DayZ sparo versus Scum sparo. Andiamo a vedere come può essere un po' gli spari. Qui si lavora con un pompa da questa parte. Di qua abbiamo un M16. Sentite i rumori. Rumore di DayZ. Gli spari, come entrano gli spari su Scum. Anche qua, deve dire qualcosa, ragazzi. No, io mi immagino veramente, ma io posso capire che siete amanti di DayZ perché ci avete passato tantissimo tempo. Se guardate il mio canale, ci ho fatto un botto di live, ragazzi, ma come si può andare oltre? Lo vedete la differenza di un gioco diverso da questo? Questo va bene su PS4, PS5, se non avete il PC. Se avete il PC, siete pazzi a non giocare di qua. Al di là, se utilizzate le mod per DayZ è un altro discorso, magari vi potete divertire. Ma il combattimento è sempre quello, è sempre quello. E qui ci siamo fatti secchi. Beh ragazzi, con questo video era per ovviamente stare un po' a scherzare su alcuni aspetti. DayZ lo abbiamo apprezzato un sacco ai tempi per i suoi bug e tutto. È stato uno dei giochi più belli perché è stato uno dei primi che ci ha portato veramente nel mondo open world. Cercando, come tutti sapete, dalla serie Walking Dead mi sono appassionato a questo tipo di giochi durante quella serie e siamo andati a cercare il primo che abbiamo trovato. Tra tutti quelli trovati, il più che sembrava adatto era DayZ. E l'abbiamo portato per tantissimo, ragazzi. Tante live, tanti video dedicati al mondo di DayZ che abbiamo amato, stramato su PS4, poi a seguire su PS5.
Però è successo, ragazzi, che durante il nostro cammino siamo anche incappati in un gioco chiamato Scummo. E quello devo dire che ci ha dato totalmente il cambio verso un nuovo mondo open world a tema zombie. Come poteva essere The Day Before? Peccato che però si è andato a infangare alla grande. Peccato perché nel primo gameplay di The Day Before sembrava che era in quella direzione. Poi man mano andavano avanti il gameplay, sembrava un po' a scimitare la cosa. Ragazzi, io sono amante di Scum, come vedete, ma non perché non mi piace DayZ. Come ho già detto, DayZ va bene chi ha PS4 e PS5. Oppure chi si diverte con le mod, ma se si parla di gioco base, Scum rimane, almeno a mio parere, quindi ditemi anche voi la vostra, ma secondo me rimane quello che momentaneamente è più avanti di gran lunga. Come simulazione, come gameplay, come opzioni che puoi fare nel mondo, tutto quello che si può fare su Scum. DayZ, il fatto che continua a prendervi in giro giorno dopo giorno, continuando ogni aggiornamento a portarvi una nuova arma, un nuovo oggetto, ma devono parlare di gameplay, devono andare a rivoluzionare quel gameplay. Ma poi con tutta la gente che dite, su DayZ c'è un botto di gente, e perché non si fanno furbi e non fanno un DayZ 2 con una bella graphical, un Unreal Engine 5 magari? Ragazzi, sappiamo tutto che, tutti che tutta questa roba è in lavorazione. Sicuramente non dovremo attendere, spero non dovremo attendere State of Decay 3 del 2007, ma dovremo attendere a qualcosa prima. Troveremo qualcosa di meglio da giocare in questi giorni. Ragazzi, non è una lotta fra DayZ e Scum, è solo un cercare sempre il miglior survival per tutti noi, come ci piace a noi. Open World, tema zombie, survival, ben fatto. E su questo Scum, ragazzi, non gli si può dire nulla. Se avete qualche dubbio, qualche riflessione, o magari anche qualche cosa che mi dite, Frank, ma DayZ ha questo in confronto a Scum? Ditemelo. Se riuscite a trovare qualcosa, ditemelo, ditemelo veramente. Ragazzi, intanto io dal mio taschino con un solo slot prendo un accendino. Perché non è che qui ce ne stanno 200, come succede su DayZ. E anche qui il nostro scudo. Dai, ragazzi, chiudiamola qua. Se avete qualcosa da dire, scrivete nei commenti, ragazzi. Felice di portarvi magari anche un proseguimento di questo tipo di video. Andiamo a fare delle classifiche di diversi giochi. Però per quanto riguarda questa serie survival, il nostro scudo vince di gran lunga. Ragazzi, grazie a tutti per essere stati qui con noi. Vi aspetto nel server di Franco Mazzoni e su Scudo. E ci becchiamo alla prossima. Da Franco Mazzoni è tutto. Passi qui. Bella, ragazzi.